Bellezza e perfezione, o quasi. È questo che l'Italia crea generazione dopo generazione, guardando al futuro, preservando il passato, perché qui la cultura è proprio di casa. Ci troviamo in uno dei luoghi straordinari della città di Pisa, gli arsenali repubblicani. Le prime notizie risalgono intorno al 1200 e nel periodo di maggior splendore gli arcati raggiungevano il numero di 80 per le galee e per le attività artigianali. Oggi questa è una struttura che si trova all'interno di un complesso monumentale formidabile. È adibito a mostre, ad attività culturali. In questo momento si sta svolgendo una straordinaria mostra multimediale dove appunto la tecnologia si pone al servizio dell'arte. Grazie a questo intervento così tecnicamente avanzato sarà possibile realizzare iniziative particolarmente sofisticate proprio da un punto di vista tecnologico. Palazzo Blu è una residenza storica di Pisa, un palazzo storico di Pisa dove si concentra cultura e la sapienza di una città. Noi abbiamo deciso di cablare in fibra ottica questa sede. Attualmente abbiamo cablato 15.000 unità mobiliari. Abbiamo investito circa 3 milioni di euro per fare questo e prevediamo che a fine progetto l'investimento si aggiri intorno a 10 milioni di euro. È un forte indotto per la città quello portato da Open Fiber. Adesso spariamo la fibra e arriva. Open Fiber sta creando la propria arte in strada per portare gli italiani a connettersi al futuro. In questa tipologia di cantiere stiamo usando una tecnica di scavo innovativa chiamata mini trincea per ridurre lo spazio ingombrato dai cantieri, per velocizzare le operazioni di scavo e per impattare una porzione limitata di asfalto. All'interno dello scavo verranno posati i mini tubi, all'interno dei quali verrà sparata la fibra. Per quanto riguarda Pisa, abbiamo messo 15.000 unità immobiliari in vendibilità e prevediamo entro il 2019 di chiudere a 35.000 unità immobiliari cablate. La percezione è cambiata, la potenzialità è enorme, e la città e i cittadini se ne rendono conto giorno dopo giorno. Possiamo fare telelavoro, domotica, cloud computing. Lasciamo solo l'immaginazione a quello che potremmo fare con una fibra stabile e veloce come quella di Open Fiber. Oppure semplicemente potremmo gustarci un film la sera dopo una giornata di lavoro senza interruzioni. Passato, presente e futuro per un'Italia formato Open City. Città che da nord a sud cambiano e si evolvono in un viaggio speciale alla velocità di un giga al secondo. Ci siamo spostati su Canal Grande, Fiber to the Home, fibra a casa. A 0 gradi ad ore 7.